questa è una ricetta che si chiama crema, che è differente dalla crema pasticcera, che come tu ben sai la crema pasticcera che conosciamo oggi ha all'interno degli amidi, invece noi utilizzeremo solo della farina di grano tenero, ed è una ricetta che veniva utilizzata soprattutto nei pranzi domenicali. La domenica, in casa, quando si voleva mangiare qualcosa di dolce, dopo aver mangiato un buon pasto. Sì, e soprattutto nelle festività, Pasqua. Oggi la presentiamo in tre varianti, no? Tre varianti. La presentiamo con un caffè sport, un aroma al caffè, la presentiamo con della melagrana che è caratteristica del territorio, e poi la presenteremo con delle piccole zeste di limone e un'erba particolare che si trova in media altezza nelle nostre colline, più che altro sui 700 metri, 600-700 metri, ed è la pimpinella. No, andiamo agli ingredienti. Ingredienti: 160 g di zucchero, 1 litro di latte, 80 g di farina e 8 rossi d'uovo. Rompiamo le uova e le dividiamo dalla chiara all'albume. Così, ecco, vai Marco, intanto puoi aggiungere, puoi aggiungere lo zucchero piano piano. Aggiungiamo la farina, Antonio? Sì, è importante che sia ben setacciata, amici, la farina. Soprattutto nelle farine macinate a pietra. Esatto. Perché hanno delle purità, ma poi possono rimanere anche lunghe. Adesso dobbiamo montare per circa 7-8 minuti la farina con le uova, fino a che non arriva a una certa cremosità. Allora, ci siamo spostati qui in cucina, abbiamo scaldato il latte, adesso andiamo a fare la preparazione della crema, che sì, con le uova, la farina, lo zucchero che abbiamo. C'è una bella cremosità. Bella, la cremosità c'è. Allora io ti giro, così metti giù piano piano. Adesso andremo a fare un bel impiattamento di questa crema. La nostra crema è cotta. Antonio, mettiamo un po' di... Allora, io, bravo Marco, metterei un po' di melograno sotto, è vero? Così sì, diamo un po' di tonalità, di contrasto di colore. Poi ci mettiamo questa bella cremina. Allora, ok, vogliamo mettere un altro po' di melograno io sopra. Io metterei un po' di melograno sopra. Sì, questo? Questa è una versione, no? È una versione. Adesso prepariamo quest'altra. Versione caffè, una bella allora, tazza. Mettiamo del caffè sport. Qui abbiamo degli acinini di caffè, ricchi di caffè. Questo è la versione con il caffè sport. Questa è la crema classica che veniva aromatizzata a caldo. A caldo. Si poteva mettere anche degli amaretti. Esatto, gli amaretti, si poteva aromatizzare anche con dei biscotti sbriciolati, con delle mandorle, con delle noci, con... Non usava, sì, dei biscotti, non so dove andava a comprare, però qui ci mettiamo un po' di limone. C'ho anche della pimpinella, che è molto buona, perché è molto fresca. Se a casa avete della menta, ci si possono mettere anche delle foglioline di menta. Okay. Perfetto, vedi? Ciao amici, noi ci mangiamo la crema. La crema. Ciao, a presto!